Yebs. Wabarani Zimze, Bayumi, Jaspa Xin, Sensibi Kinaku, Swarspa, Githara. Salve amici e benvenuti a una nuova puntata di The Sims 4! Oggi siamo da Davide e Sofia. E per quanto riguarda lei vorrei appunto trascorrere una giornata lavorativa da casa, così possiamo vedere sempre meglio questa carriera. Ora però lei sta dormendo, concentrati e diventa giocosa, soltanto questo. Davide invece deve andare. Dai, su. Ah, gioca a scacchi fatto al 50%, vabbè, pazienza. Il piccolo Riccardo fa ancora la nanna, così possiamo anche seguirlo, è comodo. Sarà il capo, vabbè, dai, adesso va. Ah, poi volevo mostrarvi che ho cambiato un po' l'arredamento di casa, perché quei colori chiari che avevo scelto per il salotto e la cucina stonavano un po' con la camera da letto, quindi ho mantenuto comunque quello stile, che mi piace parecchio. Però ho cambiato la cucina con questi colori un po' più caldi e come vedete l'arredamento è sempre lo stesso ma di diverso colore. Fatemi sapere se vi piace. Lei è a disagio per l'allenamento perché ieri l'ho mandata in palestra, ne aveva decisamente bisogno. Magari poi vestiti. E dunque abbiamo detto che lei deve concentrarsi. Come può fare? Concentrati eseguendo interazioni che impegnino le energie mentali del tuo sim. Lo Smanet Show è in città. Va bene, non ci interessa. Per esempio, esplorando Simpedia, giocando a scacchi o chiedendo dei misteri scientifici al cubo del futuro. E cos'è il cubo del futuro? E poi diventa giocosa, partecipando a interazioni buffe, ok. Il piccolino si è svegliato, vediamo che bisogna. Deve mangiare e fare un bagnetto. Ah, ma non ho comprato il seggiolone. Rimedio. Allora, diamogli la pappa. Molto infuriato, poverino, poi è sporchissimo. Ho anche cambiato look a Sofia, ora che ha perso qualche chilo. Perché lei l'ho sempre immaginata un po' così sexy e anche con delle curve, però era decisamente ingrassata parecchio e così invece mi piace molto. Allora sì, però metti Riccardo qui. Noi fino a che ora possiamo lavorare? Fino alle 15, ok, perché temo di non fare in tempo. Aspettiamo che lui mangi. Magari intanto potremmo fare qualche ricerca. No, vabbè, se lui ha finito gli facciamo il bagnetto. Così non ci pensiamo più. Ma non ha mangiato. Non ha mangiato. Che strano. Ragazzi, ma se chiamassimo un babysitter? Perché lei non riesce a lavorare. Se c'è il piccolino. Proviamo. Ok, lei intanto è diventata concentrata. Ma lui perché è ancora così sporco? L'abbiamo lavato. Oh mamma ragazzi, non lo so. Ok, ora dovrebbe anche arrivare il babysitter. Ehi là, mi chiamo Arush, il nuovo babysitter, piacere, so fare di tutto e anche piuttosto bene. So giocare, cucinare e dare lezioni e non ho nemmeno problemi a cambiare pannolini e a pulire i pasticci quando serve. Oggi ci divertiremo. Ok, eccolo qua. Amichevole. Ok, ci serve una mano con questi bebè. Ora, siccome lei deve diventare giocosa, racconta una storia buffa. Lui sta facendo un disastro. Ma quanto è carino però. Ma non entra. Cioè gli parlava attraverso la porta. Ok, lasciamolo fare.
Non diventa. Non diventa giocosa. Magari guarda il canale comico. Ok, è giocosa, quindi dovremmo aver completato. Sì, perfetto. Molto bene. Il piccolino è ancora qua. Ma tiriamolo fuori. Ma non capisco perché è sporco. Forse ha il pannolino da cambiare. No, però di solito vi esce la puzza. Lui sta sistemando casa. Mi piace proprio questo arredamento comunque. Ora lei ha fame. Magari prepariamo la cena. Facciamo wurstel e fagioli. Molto bene, Davide è rientrato a casa dal lavoro e possiamo quindi congedare il babysitter perché il piccolino sta abbastanza bene. Intanto Sofia sta preparando appunto la cena perché. Cos'è? Tra noi due non è sempre corso buon sangue, ma non è troppo tardi per sincera amicizia. Ma no, dai, grazie. Perché ha qualcosa di importante da dire a Davide. Ebbene sì, voi sapete che loro sono ancora un po' in crisi, hanno deciso di convivere per il bambino. Però non hanno ancora ben definito il loro rapporto. Ora il piccolino vuole abbracciare il papà. Oh, piccolo! È un po' presto per la cena, in realtà. Però sono affamati. Allora, quindi io direi di mettere il bimbo, di portare il piccolino in camera sua, perché mamma e papà devono parlare di una cosa importante. Allora, il piccolo potrebbe giocare. E Davide, allora, leviamo questo un attimino, poi magari lo mettete a posto. Prendi una porzione e siediti qui. Ok, ora devono parlare. Facciamo una conversazione profonda. Dunque, dovete sapere, voi avete già visto un piccolo spoiler, ovvero Sofia al telefono. Dunque, Sofia ha ricevuto un'importante proposta lavorativa nel suo campo dei social media. Ecco, ora glielo sta dicendo. So, un attimo, Davide è rimasto un attimo sconcertato. E questa proposta lavorativa prevede un trasferimento. Come molto vantaggiosa, lei ha praticamente deciso di accettarla, però ovviamente questo significa che dovrà trasferirsi con il bambino, perciò vuole comunque un parere di Davide, anche se lui non potrà certo impedirglielo. Quindi condividi le insicurezze, magari sentiamo lui che ne pensa. Ora sta cercando di convincerlo, ma dai, potrai venire spesso a vedere il bambino. Rallegralo. Ragazzi, ora Davide, poverino, è rimasto così. Innanzitutto perché ha paura di perdere di vista Riccardo, di non essere un padre presente. Lui ha il suo lavoro qui, quindi non può seguirli. Poi, per come stanno messe le cose fra di loro, non sa proprio cosa fare. Allo stesso tempo, però, lui è ancora profondamente innamorato di Sofia. E quindi ora dovrà rifletterci su. Vedremo nelle prossime puntate come metteranno questa storia. Ora finite pure di mangiare, poi Davide dovrebbe anche divertirsi. Siamo per il lavoro, deve sempre giocare a scacchi, quindi può anche divertirsi allo stesso tempo, immagino. Gioca. Sofia è a posto, dovrebbe anche prendere una promozione. Deve andare in bagno. Divertirsi anche lei, magari poi asciuga qui e pulisci qui e poi guardati un po' di TV. Colino, come va? Sta ancora giocando? No, ok, però sta benino. Vediamo qui. Stanchezza dei blocchi. Ah, ok, non ne posso più dei blocchi. Se non farò qualcos'altro alla svelta mi verrà voglia di piangere. Ma no, piccino. E gioca con lui, abbraccia. Oh, che tenero! Gioca un po' con il tablet. Che ne dici? Ok,
Disegna con il lama. Davide sta giocando a scacchi. Livello 2 di logica. È il momento di mettere a nanna il piccolino. No, tutti a nanna. Bene amici, per questa puntata ci salutiamo qui. Iscrivetevi al canale, lasciate un like al video e un commentino per farmi sapere se vi è piaciuta la puntata e qualche consiglio come al solito. Io vi mando un bacione e a prestissimo!